Ciao a tutti, allora, mi chiamo Giusy, è la prima volta che faccio questo video, mai fatto un video, mai mai. Allora, praticamente mettiamo bene la telecamera perché sennò non si vede niente, forse si vedeva meglio prima, ok? Praticamente oggi vi volevo parlare di una cosa importante, forse voi li conoscerete sicuramente, la cicala. Voi la conoscete come cicala, io invece la conosco come canocchia. Praticamente la canocchia è un pesce, ma va, è un pesce. Allora, questa è la parte dove ha gli occhi con le antenne e questa invece è la parte della coda. Dirà, posto però, c'ho quattro occhi. No, ne ha solamente due. Quelli lì è la parte dietro della coda. Sembrano due occhi, ma è la parte in fondo che comunque si difende anche con queste pinne, che non so come cavolo si chiamano, ma comunque quelle sciabole. Allora, adesso vi faccio vedere come si puliscono. Si prende, si cavano via gli occhi, si cava via uno, così, guarda, non si vede un cacchio. Si cava via la parte centrale della faccia, si cavano via le ali, io le chiamo ali ma sono zampette, che lei comunque serve per... guarda, così e così, guarda. Perché sennò dopo mentre li mangi praticamente ti fai male. E anche questo vai a no. Poi come si fa? Adesso fatto bene, ve ne faccio vedere un altro. Non c'entro un cazzo questo, un culo, praticamente per vederlo. Così ci siamo. Allora, io questo l'ho già pulito. Praticamente voi non avete visto niente, giusto? Sì. Ne prendiamo un altro. Allora, questa... Allora, si taglia la parte della coda, le due alette che ha di qua e di là, le zampette, siccome è vive e vegeta, praticamente questa si attorciglia su se stessa, giusto? Sì. Allora, si cavano via le due estremità di qua e di là e poi si passa alla fase, vedi? Vale, vai, 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 vai. Si taglia la parte superiore della testa, Dio, Madonnina, questa qui è vive vegeta. Si scava, vedi? Qua, zacca, e si pulisce tutto per bene, visto? Guarda, vale. Poi così e voilà. Questa è pulita, guardate. Ok, poi io cosa faccio? Vado qui di dietro, mi infilo dentro, guardate, zac, e poi e voilà, gli faccio un'incisione. La apro per bene, adesso questa qui la signorina è ancora viva. Dentro gli passo il prima, dopo lo lavo, tutto quanto, adesso li facciamo tutti. Guarda, allora facciamo le due alette laterali, quella è ancora viva e vegeta. Poi tagliamo la parte dove ci sono un po' le spine che pungono, perché sennò questa qui quando te lo vai a mangiare praticamente ti fai male. Le alette, zac, zac, che poi non sono alette ma si chiamano zampette, dai, io adesso li chiamo zampette ma è lo stesso. Allora, poi te le pulisci tutto per bene. Quando, vedi, quando è tutto bello pulito, gli dai una spuntata anche lateralmente e voilà. Così, e poi gli fai l'incisione, guardate,
nella schiena per il lungo, che dopo la andremo a farcire. Guardate questa, ragazzi, guarda. Guardate, evviva e vegeta, ragazzi, non sto scherzando. Guarda, guarda, guarda. Vi faccio il solletico. Ma siccome non posso perdere tempo, anche se è brutto vedere, mi tocca tagliargli tutto. Lei per difendersi naturalmente tira su tutti i suoi artigli, naturalmente, giusto? Sì. E io dopo però per forza di cose la devo fare secca, perché se no, poverina, e via, e via. Poi gli taglio la parte centrale e voilà, via. E poi gli faccio il suo sempre incisione nella schiena e voilà. Li lavo tutti per bene, gli do una bella sciacquatina con l'acqua bella fresca, fresca, fresca. Adesso arrivo. Così li ho lavati. Qui diamo una bella sistemata perché comunque dobbiamo sempre sistemare tutto, pulire tutto. Questa la buttiamo via senza farsi male perché questi pungono. Perfetto. E voilà, guarda che bella roba. Gli diamo una pulitina perché comunque bisogna sempre pulire tutto. Quando abbiamo pulito tutto, questo lo appoggiamo, lo facciamo lì. Questo vogliamo non sciacquare, non lo più. Ci asciughiamo le zampette, perché comunque bisogna asciugarsi le zampette. Allora, adesso facciamo una bella cosa. E voilà. Allora, ragazzi, siamo ancora qui. Vi faccio vedere il ripieno. Il ripieno consiste. Adesso ve lo faccio vedere, poi dopo ve lo spiego anche. Praticamente il ripieno che cos'è? È pane grattugiato. Adesso lo faccio vedere. Così, così, e voilà. Allora, guardate, non è difficile. Pane grattugiato, prezzemolo, aglio e olio extravergine d'oliva. Fidatevi sulla parola perché è così. Poi, prendo piatto, prendo un piatto, perfetto. Quando ho preso il mio piatto, prendo la cannocchia che è stata lavata precedentemente, la giro, la apro perfettamente, guardate ragazzi, e la riempio, guarda, mi metto qui che così evito di sporcare il piatto. La prendo, la riempio per bene, guardate ragazzi, la riempio per bene nella schiena, guarda, guarda, la riempio per bene nella schiena, così, vai, 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 vai. Poi gli do una bella riempita anche qui e la adagio nel piatto. Finito questo procedimento, adesso le farò tutte perché naturalmente le devo fare tutte. Quando ho finito tutto per bene di riempirle, cosa faccio? Questa non l'ho aperta. Cosa faccio? Prendo e gli metto, riempio una padella con un pochettino di olio, con un pochettino di olio e li friggo. E questi si mangiano così, naturalmente, niente di particolare. E questo. Voilà. Mi vedo un po' grossina, però di pazienza. Magna che te magna. Che vuoi fa? Qui si magna. Già. Non ci fai niente, ragazzi. Qui bisogna che magniamo.
Bella. Adesso però devo la schiena. E voilà, apriamo la schiena a questo. Vai. L'ho aperta, la riempio. La riempio per bene. Ho preso solo la parte della mollica del pane, naturalmente, per quello che lo vedete così bianco. Ma non succede niente. Non succede assolutamente niente. Ce l'abbiamo rifatta, perché comunque quelle sono sempre fondamentali a lavarli. Ce le dobbiamo lavare per forza. Togliamo un pochettino di roba qui, la mettiamo lì. E queste sono pronte. Guardate. Questi qui sono pronti. Perfetto.